Sebbene sia difficile gestire la libertà e imparare a lavorare in autonomia, con l'entrata in vigore della nuova legge sui domini collettivi, le amministrazioni separate sono chiamate a darsi dei nuovi regolamenti che le rendano autonome nell'amministrazione dei beni comuni. È così che l'ASBUC di Preturo, primo in Abruzzo tra le amministrazioni separate, ha indetto la prima assemblea pubblica per discutere del futuro statuto che regolerà la futura gestione del territorio. Tra le idee lanciate nello statuto c'è anche il mutamento del nome dell'organismo gestore che da ASBUC diventa ADUC, amministrazione dei domini collettivi dei beni di uso civico. Il passaggio è epocale, spetta solo ai cittadini proprietari dei beni comuni di decidere di farlo, come ha sottolineato Rodolfo Ludovici, avvocato esperto di usi civici, nel corso del suo intervento. La nuova legge sui domini collettivi, conosciuti anche come usi civici, legittima giuridicamente le comunità di proprietari dei beni collettivi, al pari di un ente di diritto privato, escludendo il comune dalla gestione dei beni stessi. Una legge che chiama la responsabilità civile sui propri beni i residenti dei tanti territori gravati da uso civico in Abruzzo. Le aree interessate riguardano infatti il 49% della regione, un grande patrimonio collettivo che aspetta solo di essere normato dal basso, cioè dai residenti, e portato a utilizzo e rendita per essere conservato e tramandato alle future generazioni.